selling for hundreds. Then I'm watching like Randy. The club will go out to the granny. Then nigga pull up your banner. The killers understand. Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder, lo vedete là? Lo vedete là? E oggi ragazzi voglio parlarvi di questo nuovissimo videogiochino su Gosino che ho pescacciato sul store di Google Play, ovviamente sul Google Play Store ragazzi, e che si chiama Skid Storm. Stiamo parlando ovviamente ragazzi di un giochino con le macchine, quindi a base di corse automobilistiche. E dite, perché Xuder mi stai proponendo Skid Storm invece di propormi qualcosa come CSR Racing Asphalt 8? Allora ragazzi, perché Skid Storm è veramente un gioco molto molto divertente, fatto veramente bene e con una crew che è la Immobile Games che gli sta veramente dietro tantissimo. Aggiornamenti ogni 2-3 settimane, modifiche, stabilità perfetta del gioco, multiplayer, matchmaking esagerati, ragazzi, sono delle componenti fondamentali che vi andrò ad illustrare in questo piccolo tutorial di Skid Storm, che vi faranno veramente venire la voglia di scaricarlo e di provarlo. Allora ragazzi miei, lo vedete, questa è la home principale, molto facile. In alto a sinistra abbiamo il nostro nome utente, che è Xuder YouTube in questo caso. Quel numerino là piccolino, che è il numero 4, è il livello del giocatore. Di fianco invece il numero delle coppie, molto intuitivo. E ancora più a fianco abbiamo uno 0 su 5 con una chiave di fianco. Cosa vuol dire? Allora praticamente noi abbiamo la possibilità di aprire dei bauli che ci vengono dati durante le vittorie, o comunque dei buoni piazzamenti in gara, con le chiavi o altrimenti guardando dei video. Le chiavi ovviamente si ricaricano ogni ora e 10 se non ricordo male, e con le chiavi possiamo skippare appunto la visione di un video e avere subito l'apertura del paulozzo. Più in fianco ancora ragazzi i soldi, il grano, quello che ci interessa, 4212, perché appena fucilato 30.000 per potenziare la macchina. E ancora più di fianco i diamanti, li chiamiamo gemme, così siamo abituati a chiamarli, li continuiamo a chiamare le gemmine. Come state vedendo ragazzi, qua siamo, adesso voi non lo state vedendo ma lo vedrete fra un secondo, track, esatto, scusate, intanto io parlavo ma non mi ero reso conto che non ce l'avevo aperto. Come potete vedere ragazzi, lì alla nostra schiena, ok, proprio dietro di me c'è il garage, no, con la macchinetta che gira. Quindi noi ci possiamo, intanto ragazzi vi ricordo che qua in basso, oltre ai miei link, quelli di Instagram e di Facebook, no, ci sono dei bottoni che troverete molto meglio quando aprirete la schermata. Noi adesso siamo nel primo, che c'è scritto home. Come vi stavo dicendo ragazzi, qua vediamo il nostro garage. Questa è la nostra macchinina, la Comet, che ho trovato io. Se andiamo più indietro c'è la Cruiser, c'è la Mini Cooper, guardate che bella, andiamo un pochettino avanti veloce. Guarda qua, c'è la Quicksilver, c'è la Sabre, cioè tutte robe, tutte macchine sciugose che possiamo ad andare a sbloccare. Come si sbloccano le macchine? Allora, figo il metodo di sblocco delle macchine. Non so se riesco a farvelo vedere con ad esempio una Renegade, ok? Voi state vedendo qua ragazzi tutti i pezzi che dobbiamo trovare nei bauli. Aspetta che mi sposto, che vi faccio vedere bene. Li provo a buttare indietro, no, non ci riesco. Ci sono qua dei pezzi ragazzi, ok, che sono il motore, il turbo, la trasmissione, le ruote e il NOS. Se vogliamo sbloccare una macchina e poterla utilizzare, dobbiamo sbloccare tutte queste parti, e lo possiamo fare in due modi. Metodo numero uno, con le gemmine, quindi spedazzando. Qua ogni pezzo di questa macchina, della Renegade, costa 40 gemme, noi ne abbiamo 112. Altrimenti ragazzi dobbiamo avere fortuna e pazienza, perché nei bauli, qualsiasi baule, qualsiasi forziere, qualsiasi sacchetto e qualsiasi pacchetto speciale, c'è una sbregata di roba da aprire ragazzi in questo gioco.
possiamo trovarci dentro un pezzo che ci permetterà appunto di avere piano piano disponibile la macchina. Quindi ragazzi, per esempio la Comet adesso me la dà disponibile, infatti vedete qua pittura e di qua vedete aggiornare, voi non lo vedete ma che faccio vedere, no c'è la sedia aggiornare, l'abbiamo disponibile, altrimenti come vedete qua dobbiamo ancora trovare dei pezzi. Siamo nel garage, quindi approfittiamone per andare a vedere sul pulsante aggiornare e come vedete ragazzi si può migliorare un po' di statistiche della macchina. Io in questo momento ho il motore a livello massimo, per dirti la trasmissione ce l'ho a livello 4, tracchio primo su 1650, prot, andiamo a migliorare la trasmissione, la portiamo anche questa a livello massimo, anche l'off-road ragazzi, l'off-road, perché dopo andrete a vedere le piste, vi conviene tirare su anche l'off-road, perché se vi capita di uscire di pista verrà rallentata la macchina, ma migliore sarà l'off-road, migliore sarà ovviamente la velocità che manterrete anche fuori pista. Prot 700 per tirare sull'off-road, prot 850, andiamo avanti ragazzi, siamo tirando sull'off-road come non si sa che cosa. Questo era appunto la parte relativa al potenziamento della macchina, poi abbiamo la parte relativa invece alla pittura, sarebbe la carrozzeria, e come vedete abbiamo tanti colori disponibili, questi sono i colori comuni, abbiamo i colori rari, questo era quello, è quello che io sto usando, infatti lo state vedendo, bellissimo. Poi abbiamo questo, abbiamo questo, abbiamo bello che questo, molto bello questo. Ne abbiamo, mi piace di più questo, aspetta un attimo, ma che meraviglia, guarda, ci sono anche i quadroni, ci sono comunque pittura e cose del genere. Questa è la parte relativa alla personalizzazione della macchina. Sempre rimanendo ragazzi sulla schermata home, abbiamo la carriera e come vedete queste sono delle piste. Perché la carriera ragazzi? In questo gioco si può giocare anche se non abbiamo una connessione internet, e questo è importantissimo per un gioco così figo. Voi potete senza nessun problema andare a sbloccarvi le piste, sono 72 ragazzi per il momento, io ne ho sbloccate 37 come vedete, eccole qua. Ovviamente andando a classificarvi più alti nel podio, più saranno le stelle che troverete, più saranno i soldi che vi daranno e più velocemente sbloccherete le piste. Questa era la parte relativa al modo di carriera. Poi come vedete ragazzi ci sono anche là di fianco, cioè 37 su 72 che sono le piste, però c'è anche uno 0 su 72 con la corona di fianco, cioè ci sono dei fantasmi tra virgolette, wow, no, dei fantasmi, le macchine fantasma che sono quelli che fanno i tempi veramente fighi. Se riusciamo a battere anche il terzo, il secondo e il primo ci dà delle gemme, quindi ne abbiamo 72 giustamente come le piste, ogni pista ha 3 fantasmi, fighissimo. Abbiamo la sessione multiplayer ragazzi, abbiamo la sessione multiplayer, quindi noi possiamo cliccare su multiplayer e si apre una nuova schermata dove dice partita classificata, classifica, competizione con amici e sopra di noi l'arena in cui siamo, in questo caso io sono solo alla seconda arena, c'è il progresso di lega che è questo qua ragazzi, ecco qua, che ci permette una volta arrivati alla fine qua della barra gialla di andare nella lega successiva. Queste sono le leghe, come vedete si parte dalla Rocky Cup, si va all'Arctic Arena, la Countryside Crossing, la Desert Run, la la Dirt Trekkie Derby, mi tolgo la monetizzazione, Raceway Rumble, Off-Road Trials, Arbor, Champions League e Hall of Legend. Ovviamente più saliamo di trofei, più vinciamo le partite multiplayer e più prendiamo i punti esperienza necessari per salire di arena. Prima di andare a vedere la partita c'è un'altra figata, non si sa bene perché è cantata con questa canzone, ma c'è la possibilità ragazzi di creare il clan. Quindi da livello 6, io sono a livello 4 ancora, si sblocca la possibilità di creare un clan. Quindi quando poi andremo in partita multiplayer, ma anche credo quando saremo nelle partite offline, vicino al nome del nostro personaggio che è scritto sopra la macchina c'è un tag verde che dirà il nome del clan. Molto molto bello, anche perché c'è tutta la sessione, poi ragazzi torniamo un secondo nella home, c'è tutta la sessione, no scusate, la sessione multiplayer, la competizione con amici ragazzi. Noi possiamo creare una stanza, queste sono innanzitutto le stanze già pronte, già create da utenti che stanno adesso giocando, ma se noi facciamo creare una stanza ragazzi possiamo mettere la password, ovviamente possiamo scegliere il tracciato, abbiamo ragazzi la possibilità di giocare fino a 8 giocatori contemporaneamente.
possiamo decidere il numero di giri, che possono essere anche 10, quindi una cosa abbastanza interessante, e possiamo ovviamente mettere la password. Ovviamente poi possiamo anche andare a selezionare la pista che più preferiamo. Modalità giocata con gli amici, ragazzi, molto molto divertente. I gruppi ve l'ho appena detto, c'è ovviamente il negozio, quindi spendere il grano serio, ragazzi, se vuoi togliere le pubblicità 1,89€, ci sta. Il box of keys, praticamente 10 chiavi per 50 gemme, ma non te ne deve fregare tanto. Allora li chiamano diamanti, chiamiamoli diamanti, la pila di diamanti, una cassa di diamanti. E poi tra l'altro c'è una figata, ragazzi, guardate la sabuiata, diamanti gratis, ragazzi. Se noi al giorno guardiamo 3 annunci in questa sezione, adesso io sto facendo vedere l'annuncio, ci vengono dati 10 diamanti fino a un massimo di 30 al giorno, ragazzi. E i diamanti sono comunque, come in ogni gioco che si rispetti, noi ti fanno sciopazzare, sono molto molto importanti. Adesso finiamo di vedere la pubblicità, prendiamoci di prepotenza i nostri 10 diamanti e poi andiamo veramente a finire di spiegare com'è il gioco e andare a vedere un vero gameplay. Intanto, ragazzi, vi ricordo di lasciare un super pollicione in su se vi sta piacendo questo video. Sono convinto che se mi fate vedere tanti like lo porterò anche in live, e vi raccomando di iscrivervi al canale di Xshooter, di seguirmi sui social, ve li potete trovare lì sotto. Va bene, prendiamoci 10 diamanti, 122 infatti saliamo, poi abbiamo le monete, normalmente abbiamo le chiavi, 11,29€, diventiamo il mastro di chiavi, ragazzi, si chiama Master Key e praticamente abbiamo chiavi illimitate. Però in realtà non ce ne frega, perché le chiavi, oltre a rigenerarsi, non sono così essenziali, a meno che non vi scannate 10 ore al giorno di Skidstorm. Possiamo anche aprire i forzieri guardando le pubblicità. Allora, vediamo dove siamo arrivati. Siamo nel garage, l'abbiamo già visto. Poi ci sono le impostazioni normali di gioco, una sbregata di lingue per questo Skidstorm, il pulsante in fondo so cosa voglia dire. Possiamo regolare l'altezza dei pulsanti e poi vedrete quali, perché c'è il pulsante del NOS e c'è il pulsante della, come si dice, della destra e della sinistra. Ma ve lo spiego, la macchina accelera da sola, ragazzi, la macchina accelera da sola. Noi abbiamo un tasto qua e un tasto là in fondo dove andiamo a destra e a sinistra. Relativamente sopra, a destra e a sinistra, c'è il pulsante del NOS. Quindi, ragazzi, più derapiamo, più NOS prendiamo. Abbiamo 3 slot per il NOS. Mi raccomando, stateci attenti, li vedrete proprio qua sotto quando andremo a vedere il gameplay. State attenti, usate il NOS piuttosto che derapare e avere la barra piena. Le impostazioni abbiamo viste, poi ci spostiamo su immagine, abbiamo anche addirittura la possibilità di andare a scegliere la qualità dell'immagine, l'audio è sempre così, e poi ci sono i crediti dove ti dicono appunto come, quali sono stati gli aggiornamenti. L'ultima cosa, ragazzi, prima di andare dentro in una partita, la facciamo nella carriera, la facciamo, si può collegare, mi ero dimenticato cosa dovevo dirvi, si può collegare il profilo a Facebook e a Google Play, quindi qualsiasi cosa succeda al vostro telefono non perderete i progressi di gioco. Allora, proviamola qua nell'Emerald Circuit, che non conosco. Come vedete, questa è la schermata. Se arriviamo, è scritto al contrario, se arriviamo primi, ragazzi, prendiamo il forziere d'oro, se arriviamo secondi 250 monete, così come se arriviamo terzi. Se invece battiamo, ragazzi, ah no, scusate, è scritto giusto, cioè prendiamo il baule se arriviamo terzi, se arriviamo primi prendiamo, no, capito, 250 monete. E qua invece ci sono, come dicevo, i fantasmi, devi battere 1 minuto e 39, 1 minuto e 36 e 1 minuto e 33, e ti dà le gemme. La macchina ce l'abbiamo, la pista è scelta, ragazzi, dentro in una partita così. Eccolo qua, ragazzi, l'Emerald Circuit. Si gioca in 4 e come vedete a destra e a sinistra i tasti, noi siamo quelli gialli con le strisce nere e andiamo cattivi. Vediamo un pochettino di stare attenti, ragazzi. Se vi sembra che in questo video vi lagheggi leggermente, non preoccupatevi, ragazzi, non preoccupatevi, perché in realtà il gioco è fluidissimo, è fluidissimo. Adesso voi non dovrebbe laggarvi, comunque molto molto fluido. Allora, abbiamo già la barra del NOS piena, quindi andiamo a sprecare questo NOS. Scusate, io stavo parlando con voi e sto obbrobriosamente giocando male. Andiamo, poi non conosco neanche la pista, la prima volta che la vedo, ragazzi. Andiamo, guarda dove è già veloce, come caspita fa a essere già là. Vai col NOS. Andiamo con i NOS, ragazzi. Mamma mia, oh, sono troppo lontani, ragazzi. Poi ci sono anche un sacco di scorciatoie, le scoprirete
giocando le partite le scoprirete tutte le scorciatoie disponibili nel gioco, non penso. Oh, però ci stiamo avvicinando, ragazzi, al terzo, minacciosi, lo sorpassiamo in questa curva e con un colpo di nos riusciamo ad andare al... no, non era il checkpoint. Oh, siamo dietro, dove cacchio siamo? Dove cacchio sono? Ma porca suina, ma cosa sto facendo? Ma dove caspita ero andato? Dai, ragazzi, scusate per l'obrubiosità della partita. Se dobbiamo fare una partita in multiplayer, che magari ci va anche meglio. Vediamo se riusciamo. Prot, niente da fare. Proprio, cioè, è la prima volta che la facciamo questa pista, ragazzi. Dai, non pretendete. L'ultimo ciclo, ragazzi. L'ultimo ciclo sarebbe l'ultimo giro. Però loro hanno problemi coi cicli, ragazzi. Quindi non ci preoccupiamo. È l'ultimo giro. Non ce la faremo mai. Attenzione, se riusciamo almeno a raggranellarci la terza. No, completamente fuori. Mamma mia. Cerco di tagliare violentemente di prepotenza, ma non si riesce assolutamente. Ah, porca miseria, porca. Fammene fare una in multiplayer. Aspetta, fammene fare una in multiplayer, che secondo me ci va un po' meglio, ragazzi. Multiplayer, andiamo dentro così, lui vi fa un matchmaking che dura qualche secondo in modo che possiate poi entrare subito nella partita. Adesso mi fa 30 secondi di matchmaking, conoscendo la mia fortuna, ragazzi, vi sto stracciando le balle, lo so che vi sto stracciando. È cattivo giocare multiplayer, perché ti vengono addosso, ti distruggono. Ecco qua, gara creata con successo, come sempre 4 giocatori contemporaneamente per giocare, e qua stiamo giocando invece in tempo reale con player veri. Molto molto figo, ragazzi. Aspettando altri giocatori, datemi un secondo che adesso si ragguagliano in modo da poter entrare e farci la partita. 3, 2, 1 e si parte, ragazzi. Siamo anche messi molto bene, siamo primi, siamo contro Rainbow Llama, Itzlay e non ho capito come si chiama l'altro, si chiama Dark Svk. Attenzione, ragazzi, è cattiveria pura, tutti contro tutti. Andiamo anche noi con il Nos. Attenzione, la grande sbatta. Oh, che figlio di... Dove è andato, ragazzi? Grandi bug in diretta. Dove è andato quello là? avanti così. Vediamo se riusciamo. Sono veloci, ragazzi. C'ha le macchine veloci. Ci sono una sfucilata di macchine, ragazzi. Dai, Xuderino. Andiamo a prenderlo. Sono più veloce io. Non può essere più veloce lui. Siamo già all'ultimo ciclo, ragazzi. Brutta situa. Bisogna imparare bene la sgomma. Guarda come sgomma per prendersi. Lui va fuori, ragazzi. Attenzione, Xuderino, ragazzi. Va a chiudere in seconda posizione. Molto rubata la seconda posizione. E come vedete, ragazzi, ci dà anche la coppona che gira. Molto fico. E adesso ci fa vedere Dark SVK. Prende 33 punti. Noi ne prendiamo 11. 4 ne prende Rainbow Llama. E ne perde 4 invece l'ultimo classificato. Adesso ci farà aprire il forziere. You have earned a prize. Tu hai ottenuto un forziere. Ah, non abbiamo chiavi e ho già finito di guardare la pubblicità. Quindi niente, non possiamo aprire. Ti prego, apriti, non si può. Devo cliccare su vendere, però ogni tanto dopo il forziere ci dà anche il sacchettino. E il sacchettino invece si può aprire. Ci clicchiamo sopra e prot, escono solamente 50 di gold. Vediamo se ci dà qualcos'altro. No, ci dà i progressi di Lega. Siamo all'86% e fra poco andremo in Lega 3. Beh, ragazzi, io spero che Skinstorm vi abbia un po' stuzzicato la voglia di provare a giocarci. Fra poco creerò il clan, quindi giocheremo anche tutti assieme, e probabilmente, se mi lasciate un sacco di like, io proverò a portarlo anche in live, così ci giocheremo assieme. Fatemelo sapere voi, ragazzi, sotto qua nei commenti, riditemelo voi con un bel po' di like. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo video e noi ci vediamo prestissimo. Ciao.